e l'investment partnership. Io immagino che molti dei presenti qui stasera in qualche modo abbiano già avuto modo di conoscere questo trattato che si sta sviluppando tra l'Europa e gli Stati Uniti d'America, con l'obiettivo di attuare le basi per una libera commercializzazione, abbattendo quelle che sono le cosiddette barriere commerciali non tarifarie. Cosa sono le barriere commerciali non tarifarie? Sono praticamente tutta una serie di norme, di leggi che oggi impongono ai produttori di rispettare determinati standard, di rispettare determinati requisiti affinché i prodotti che vengono messi in circolazione possano rispettare la salute della gente, l'ambiente della nostra società, delle nostre città. Ecco, bene, questo accordo potrebbe portare ad eliminare molti standard che oggi sono una sorta di garanzia per il nostro paese, per l'Europa, con tutte poi le riflessioni che ci sono da fare sul contesto europeo, perché se oggi molti prodotti non entrano nel mercato dopo l'abbattimento dei dazi, dopo l'abbattimento delle dogane, ma se oggi molti prodotti non entrano nel nostro mercato è perché abbiamo tutta una serie per appunto di leggi e di norme che determinano dei vincoli ai produttori che sono per appunto gli artefici di molti degli articoli, pensiamo ad esempio ai prodotti che mangiamo, per cui l'agroalimentare, piuttosto che anche ai prodotti cosmetici o anche farmaceutici. Ecco, questa è un po' una piccola presentazione. Io devo innanzitutto ringraziare voi, ma devo ringraziare anche coloro che hanno accolto l'invito di essere presenti qui con noi stasera.